Adesso devo da aspettare la Lucia, non mi ricordo più da dove che arriva, perché penso che la sia andata. Alla qua che arriva, basta strandrona, dove sei tu spaffi adesso? Ma dove sei tu, si che cavola mia con vista sera? Ma dove sei? Dei, qua sono da sole, non ho niente. Dai, Anna, andiamo. Dei, sei qua. Allora, ma certo, amore, tutti i bambini che sono qui, ce ne sono ancora in giro. Se no guarda i capelli a tirare fuori, eh. Allora, Enea no, le massa piccolo, non potevo via. Allora, un'altra stasera, tu vieni a trovarsi su te a contare. Dove che la vega Maria spiega cosa che si faceva, ma invece se che mi trovare qua in proloco. E vai, la proloco, l'avevi sempre vista così, vero? Eh sì? Ed essere una volta questa sera una stalla dei cavalli. Però la gente deve le scale pian pianello, in tanti anni e con tanto impegno, che ha fatto venire a questo posto dove che altri si troviamo. Perché una volta sai io dove si trovava? Sai io dove? Nei bar, nelle osterie, in gera, quattro, cinque, sì, non so quante, e tutte quante erano sempre piene di gente, però i tusi, dove sei che si trovava? I tositti, altri di simme con cosa caso che? Chi sei che vuole dirmi con cosa che gli piace sugare? Oh, nessuno me lo dice, scommetto che a casa Gavì. Gioele, prego. Io gioco sempre con il nonno. Ah beh, sì, è vero. Allora, tutti quanti che abbiamo la televisione? Sì. Guardiamo i cartoni animati? Che abbiamo i giochetti elettronici? Qualche d'un? No. Che abbiamo tante robe che però... ma robe così. Il giochetto là da bar. Eh sì, ma tutto giochetti. Allora, adesso, Valtteri mi ha detto qualcosa che giocavi Valtteri. E adesso stasera mi voglio contarvi con cosa che giocavo mi e qui della vita. Quindi i vecchiotti ormai, no? Sì o no? E c'era diverso il tempo. Allora, mi ricordo una volta con c'era Tosetta. Per giocare mi bastava qualche balita. Dalla Caterina a comprarle se nava. E a ogni partita le cresceva o le calava. Allora, sua mamma De Florio, lei si chiamava Caterina, e vicino a casa della Lucrezia, lei aveva il tabacchin, ma non c'era mio un tabacchin, che c'era di tutto dentro. Te verdivi la porta, insieme che c'era il campanello, e faceva drin. La veniva fuori dalla cucina e la te diceva cosa butto? E ti te guardavi il banco e c'era così alto il bancone del negozio, ma sembra che ti diceva in piccolo, te lo vedevi così alto e dentro la gaveta i gelati caldi, la gaveva le spumiglie, la gaveva i bussolotti di vero con tutte le caramelle di tutte le sorte, la gaveva tutto quello che serveva alle mamme per cucire, le cartoline, le pescala e tutto quello che serviva, aveva i quaderni, le matite, le penne, i colori, tutto, però le aveva sotto il banco anche qualche sugo. E quando ti chiedevi, Caterina, sommiatore, 10 lire di balite, la tirava fuori da sotto il banco un sacco, piene di balite colorate di terracotta. Ma non stai a pensare con lui come qui adesso, tutti sgargianti. C'era il marrone, il verdone, il blu, l'arancione, e la te dava le balette e ti te stavi attento, perché se la gente crepava una balletta e ti tenavi a giocare, ti perdivi di sicuro. Te ciappavi le balette, te le mettivi in scarsele e tenavi a giocare. Busa, fila, tutta roba che si giocava, te raccontando che la vieni a donare, davanti alla Tullia,
davanti alla bambina, giù in fondo dove che sta l'asia giovanile, là che c'era anche una rietta dove che te li mettivi in fila e ti giri sicuro che stava ferma. Quindi si giocava in qualche manetta, non c'era mia tanto, però in piazza o davanti alla chiesa, libera bandiera scalò ogni momento una vera emozione. Davanti alla chiesa in tanti si trovava, si dava fuori il tocco e la partita cominciava, il tocco si racconta. Tirare la bala, superare il muro, correre in giro finché c'era scuro, saltare la corda senza fermarsi, con gli ossi del persego esercitarsi. Chi aveva la rapla, chi aveva occio, la rapla tirava, e schei, chi aveva, tutti ciapava. A sciafetta in ogni cantone se dava via un bel sciafone. Che c'era tanti tositi, ma tanti, e ti sentivi sbeccare in te la piazza, te la via, te la contra, perché tutti giocava qualcosa, ogni stagione aveva il suo sugo. Fuori tocco si giocava a cippe, e ore e ore a giocare a cippe, se andava a scondersi dappertutto, sentivi buona, e tutti scappava. Mamma mia. Le tose invece, le tosette, le giocava a scalò, alla corda, alla bala, i tusi e il ballone. Però non vedeva la mia scheppa a comprare i baglioni come adesso che avevo tutti i sughi. Allora sapevo cosa che faceva, un buchi che c'è anche qua, chi ha fatto. Ogni casa, una volta che c'era mia tanta roba da mangiare, ogni casa aveva le galline sul punaro, le stalla con la cava, nel punaro le massaglie che le navano e che portava la ticetta col maniar per le galline. E allora i tusi cosa l'hai fatto? I ha passato tutti i punari per la scala, i ha tolto tutte le ticette e se ne aveva il ferro veci a venderle e se ne a comprare il balone. Pensava una, la c'era ancora calda del pastà. E la donna con la sera corta le aveva sbeccato i balloni via come i matti, oh, con i schei se ne a comprare il balone. A cippe, che bello che c'era a giocare, quello che stava sotto e che aveva da saccare, con se sentiva sbeccare, buona, tutto taseva e spettando, scunti e il cuore forte batteva. Coi cartoni andare a risicare, zoppa le masiere, ne parea di goiare, tanti cartoni e i denocci lo sa, ma non seguivo mai la mentà. E risicare coi cartoni, ma Savio che meglio! Vittorio, ma ti metto mai provato a risicare con cartone? Però fatica io a trovare il cartone. Allora te l'avi da Caterina, ti dicevi Caterina metti un cartone, che lo opina dai altri che si sta qua. Allora te l'avi su da Orlando e se ti giri fortunato, cattavi un cartone che ti dava, ti spava le scatole, la chiave, e ti dava. Davide, vieni, vieni Davide! E dopo? Te navi su parlando che già ripra in discesa, te montavi sul tuo cartone e te slissicavi giù fin in fondo. Te saltavi via il masiere, gli uomari, e tutto, reticolati, gambe sbregate. E se per caso non te cavivi il cartone, te navi dal tuo amico, dalla tua amica, te dici, mi presi il tuo cartone, ma chi che aveva il cartone? Per poter sugare tanto se lo teniva ben stretto e non ci avevo detto che te lo. E impastava, se espulsa te volevi giocare, gli altri si cercavano di ciappare e per chi che c'era fortuna veniva impressa di libera. La fionda scarsella la gira normale, a volte se si faceva anche a fiammare, ma a tirare con gli archi e le frecce, con che impegno, l'astego e la valdassa c'era il nostro regno. Ogni toso che aveva la fionda scarsella. Allora, tutto quel che si muoveva si tirava e i viri tante volte si ciappava e veniva fuori la signora o sui viri delle scuole a dir su alle mamme e dire il tuo toso mi ha rotto il vero con la fionda. Però c'era per sbaglio e c'era bello farsi gli archi, se andava a torre
bel bacchettero, bel tocco del ramo, si faceva l'arco, e i più intelligenti inava a desfare le ombrelle che aveva a casa e col ferro delle ombrelle si faceva l'arco. E qualche duni si ha fatto male perché si tirava, perché giocava a indiani e cowboy. E c'era fatica a non farsi male, però nessuno parlava. Fare il forte in mezzo alle piante. Cercare di scondersi sempre più distante. In mezzo alla pianta. Ti ha lanciato il pallone in mezzo alla pianta e ti ha fatto un dispetto, ma poi è andata a prenderlo. Allora il pallone è stato salvo. Bene, allora fare il forte in mezzo alle piante, cercare di scondersi sempre più distante, cucinare le patatine, campi, roba, con le mani regnare la bontà. Perché fare il forte è già un impegno, per le scale alta e borgo, sempre una lotta. Qui del pedescale alta, gli attaccava qui del borgo andava sul pedescale alta, però gli lottava tutto il giorno. Allora passava i pomeriggi, i tusi, scondendosi, cercando di ciapparsi, insomma giocando così fuori tutti i pomeriggi.